dopo lungo girovagare siamo riusciti a trovare anche il falò delle profondità. Abbiamo trovato anche una settantina di shortcut. E adesso andiamo a riprenderci quello che abbiamo lasciato come dei cretini, bested. Lungo la strada. Dritti verso la città infame, se non. No, ok, le pantegane rimangono lì. Buona a sapersi, allora. Occhio dove rotoli tu. Che già abbiamo rischiato come dei cretini, cucureddo, per cortesia. Ok. Riscendiamo, non vedo le. Ah, eccole qui. E adesso io, prima di continuare, visto che abbiamo trovato il falò, e visto che 50.000 anime, mannaggia a lui, sono tante, io mi sa che torno indietro e poi entriamo nella città infame. Mi sa che è meglio così. Eccoci qua. Tornati dopo aver dilapidato una fortuna in livelli e frecce, visto che se va come penso. Ci converrà attaccare più da lontano che altro qui, ve lo dico io. Prepariamoci perché adesso saranno madonne a profusione. Siccome non mi fotti più. Ma poco ci è mancato che mi fottesse lo stesso. Sono massicci, però. Vanno giù lo stesso, buona a sapersi. Che mi droppi? No. Scendi giù, cucureddo. Escrementi, bene. Mi sembra il giusto premio per la. Giusto prima per la merdata che stiamo facendo, proprio è abbastanza attinente. Qui mi sa che conviene rimanere con lo scudo alzato e vaffanculo, ma allora è un'abitudine, scusa, eh! E me lo fate apposta, ditelo, me lo fate apposta. E io me la prendo con te. Ti do fuoco e ti faccio volare, ecco cosa. Mannaggia i diavoli dell'inferno proprio. Adesso mi incazzo, eh. Cioè, abbiamo battuto il fottuto drago alla prima botta. Adesso devo rimanere qua come un deficiente a bisticciare con questi. Con questi escrementi di uomini. Vieni, vieni, che sicuramente non rimango qua a cadere come un deficiente come prima. Ecco, per esempio. Vola tu giù, per cortesia. Che cazzo. Minchia, sono due, aspetta un po'. Meno male che non sono velocissimi neanche loro perché. Sta spada proprio è. Aia. Minchia il veleno. Veleno a calcioni nel culo proprio. Io bevo soprattutto. Indovino? Escrementi. Giustamente mi premia con la merda Dark Souls. Sì, ma è tutto che ti incazzi, cioè, muori. Stai zitto e muori. Fammi indovinare, escrementi? No, pensavo. C'è una stradina qui giù. Tanto vale approfittarne. Non mi ha visto nessuno, io prendo il drop. E invece non è vero, mi hanno visto e come, e io li ammazzo uguale, non è un problema, eh. Continuiamo su questa strada molto più sicura, sembrerebbe. Almeno. Sembrerebbe no, porco Giuda, eh! Non cominciamo tossicità, tossicità, perché. Meno male che sono attrezzato, eh! Però che cazzo! Vengo lì e vi inculo, altro che. Ancora! Minchia, muori! Toglimi sto muschio, aspetta che sta arrivando qualcuno! Muori pure tu, cazzarola! Madonna, ma non si può, porca miseria, dai. Una tortura proprio. Super ponte pericolante della vita. Cavolo, sei sempre uno di questi. Sembrava un. Tipo mutante o cosa del genere. Ok. Mamma mia. Tolgono in una maniera. Tolgono, fanno danno in una maniera allucinante. Stiamo scoprendo anfratti misteriosi. E la peppa. Un intero set. Se trovo qualcuno di voi stronzi che prova ad avvelenarmi, oggi finisce a schifio. Proprio ve lo prometto. Stiamo girando qua, rischiando la vita. Vedo già. Ancora. Guarda, ti ho visto giù, eh. Ti ho visto proprio giù, sottoterra. Se trovo gli stronzi che stanno lanciando le frecce. Mamma mia, non avete idea di cosa gli faccio. Proprio non riuscite neanche a descriverlo.
Io vorrei un attimino fermarmi, vedere la strada, ma non è possibile, non si può. T'ammazzano prima. Ma come si fa? Come si fa? Falò, subito. Subito, assettati alla velocità della luce, cucuredo, che qua stiamo rischiando la vita, la morte. È tutto ciò che c'è. Torniamo anche umani, che se abbiamo modo di farci aiutare, schifo non fa. E già che ci siamo, ravviviamo pure la fiamma, che cinque fiaschette dopo potrebbero non bastarci, ma secondo me proprio non ci bastano. A questo punto cerchiamo di capire dove dobbiamo andare, ma a intuizione direi che bisogna andare sempre più giù, dove ci stanno aspettando in quattro per farci il culo. Proprio è... Volevo dirla con un eufemismo, ma in altro modo non la puoi enunciare. Qua si sale, ok. Tralasciando che non si vede una ceppa, che... Oddio, che cazzo è Donkey Kong? Ma che cazzo... Ti leva la terra da sotto i piedi letteralmente, non è una battuta. E vabbè, sì, ci mancava il cane rompicoglioni, pure qui. Siccome non sta cercando di uccidermi abbastanza gente qui, capito? Disperazione sì, porca miseria. Eccala, dov'era? Adesso io devo capire dove cazzo devo andare. Ma proprio... Non ho altre alternative. Uno spirito di osservazione per sopravvivere qua dentro che non ne avete idea, proprio. Bisogna vedere ogni singolo anfratto perché non... A parte che non si vede una sega, proprio. Credo così su due piedi di essermi perso. Ma tipo proprio... Perso per perdermi. Basta con la sottossicità. Merda, l'ho anche finito io. Oh, Dio. Questo finisce male. Finisce malissimo. Non ho più muschio. La tossicità ci mette quei 20-25 anni per passare. E se dice quello, se tutto va bene, siamo rovinati. Ah, che cazzo! Ho sbagliato tasto. Dovrò andare avanti a fiaschette, pregando che... Pregando per un sì. A meno che non salgo sul falò, non salgo fino al falò. Ma non mi ricordo dove cazzo è, sto morendo. Muoio. Quanto minchia dura la tossicità, scusatemi, eh. Da profano, domanda ovvia e logica. Soprattutto a quale velocità mi sta succhiando la vita la tossicità. Altro dettaglio non trascurabile. Aspetta che mi tocca curarmi con le umanità, cioè... Perché è un attimo a tirare le cuoia alla velocità della luce qui, ragazzi, non è... Non capisco come sia possibile. Lo giuro, anche a costo di sprecare tutte le umanità, qui sto rischiando la vita. La tossicità non ne vuole sapere di finire. Non so più dove cacchio devo andare. No! Non lo sapevo, lo sapevo. Perché l'ho fatto? Perché sono così stupido? Qua ci passeremo le notti.